La Giunta regionale ha destinato, su proposta dell'assessore al sociale Pietro Quaresimale, lo stanziamento di 600.000 euro agli interventi a sostegno dei genitori caregiver che assistono i figli minori affetti da malattie rare che comportano una condizione di disabilità gravissima, con necessità di una elevata intensità assistenziale nelle 24 ore, mediante l'assegnazione di un contributo economico concedibile per ciascun nucleo familiare pari a 10.000 euro, in favore del genitore che vi si dedica in maniera continuativa e risulta essere disoccupato o inoccupato. L'erogazione del contributo a favore dei beneficiari è stabilita in due soluzioni: il 70% dell'importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito della relazione semestrale da parte del servizio sociale competente per territorio di residenza che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio. La deliberazione di giunta comprende nell'allegato A l'avviso relativo ai criteri e alle modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2020, in quello B il modello di istanza di accesso al contributo economico e nell'allegato C il modulo da compilare a cura del medico convenzionato che ha in carico l'assistito. La fruizione del contributo oggetto dell'avviso è compatibile con altri benefici o servizi fruiti, tranne che con la fruizione dell'assegno di disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza. Le istanze devono essere inviate entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera sul Bura e, stante lo stato di emergenza sanitaria in atto, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo DPG023-pec.regione.abruzzo.it.